Carta dei diritti universali delle lavoratrici e dei lavoratori, cioè riproporre l'idea che il lavoro, dipendente o non, tutte le forme di lavoro devono avere dei diritti. Io penso che quello che è mancato, prima ancora della discussione sulle armi o non le armi, era l'idea che l'Europa potesse essere un interlocutore di pace. Non è solo tema fondamentale della mia campagna elettorale, è anche la cosa che attira di più l'attenzione ai bisogni e ai desideri. Io gli impegni che sto pigliando in questa campagna elettorale sono quelli di ripresentare la Carta dei diritti universali delle lavoratrici e dei lavoratori, cioè riproporre l'idea che il lavoro, dipendente o non, tutte le forme di lavoro devono avere dei diritti. E la seconda cosa è un grande assente della campagna elettorale, che sono i morti sul lavoro, cioè una strage continua che non si vede, di cui non si parla, e l'idea che invece una parte delle risorse per la digitalizzazione possano essere utilizzate per rendere il lavoro sicuro. Io penso che quello che è mancato, prima ancora della discussione sulle armi o non le armi, era l'idea che l'Europa potesse essere un interlocutore di pace, potesse svolgere, come dire, la missione di chi sapeva che doveva confrontarsi con la difesa dell'Ucraina, del suo territorio, della sua popolazione, ma contemporaneamente con quale relazione l'Europa ha con la Russia che confina con tanta parte dell'Europa. Questo mi pare che quello che è mancato, quello che peraltro ha, devo dire, invocato quotidianamente Papa Francesco senza trovare particolare ascolto. Ma proprio per questo credo che la risposta non possa essere solo quella dell'armarsi e del continuare ad armarsi, deve essere invece una risposta che prova a ridefinire qual è l'equilibrio politico dell'Europa di cui, volenti o nolenti, in grande parte la Russia fa parte. Sì, lo sono assolutamente preoccupata, perché penso che, come dire, una battuta che circola molto sui social, matrice con punto di domanda, in realtà siamo lì. Io ricordo bene le ore dell'assalto alla CGIL, ricordo anche i silenzi di quelle ore, e so bene che assaltare la sede di un grande sindacato è un fatto simbolico che richiama, come dire, alla memoria troppe cose che andrebbero non solo stigmatizzate, ma davvero rese come la Costituzione dice, un reato contro la nostra Repubblica. Questa attenzione non c'è. Nello stesso tempo, però, io penso che la democrazia italiana sia una democrazia solida. Il problema è non accorgersene troppo tardi, a reagire subito, man mano, e non immaginare che invece il passato non possa tornare sotto altre forme.